Parte dal Sacro Monte della Verna, una preghiera per il popolo ucraino affinché insomma, torni la pace, affinché questo popolo abbia davvero un sollievo. Intanto stanno arrivando anche i primi profughi e allora il tema è anche quello dell'accoglienza. E noi rispondiamo a questa cosa in primo luogo con la preghiera che si è molto intensificata in questi tempi con questo obiettivo e che ha voluto oggi, ecco, trovare anche un segno visibile per tutti. È chiaro che questo è uno dei tanti passi, ecco, poi sarà, penso, importante anche riboccarsi le maniche quando i profughi arriveranno, e quando ci sarà da tenere un po' più spenti i termosifoni e fare un po' di austerity, no? Però ecco, se questo è il prezzo della pace, siamo disposti a pagarlo e penso sia un imperativo morale, ecco, nei confronti dei nostri fratelli e sorelle che in questo momento soffrono un attacco violentissimo, ecco, davvero, ecco, riprovevole. Dopo una veglia di preghiera all'interno del santuario, la reliquia di Papa Giovanni Paolo II, le sue gocce di sangue, sono state portate per la prima volta in processione dai frati e dai fedeli. Una preghiera all'interno della cappella che custodisce le stimmate di San Francesco e poi la benedizione nel piazzale del santuario. Certo, è un Papa che viene da quelle terre, un Papa che ha conosciuto bene, ecco, cosa vuole dire vivere nel blocco sovietico, un Papa che ha usato la sua forza spirituale e giustamente anche politica, ecco, poi per accompagnare questi popoli alla libertà. E, ecco, vedere il calendario della storia che sembra tornare indietro di decenni è un qualcosa di osceno, no? che ci atterrisce, però io penso che questo Papa che ha fatto tanto durante il suo pontificato, ecco, dal cielo sicuramente non mancherà, ecco, di benedire queste terre, mandare consolazione, ma anche ispirare, pungolare, scuotere per le spalle con i nostri politici perché facciano qualcosa e facciano bene. Sindaco, insomma, questo era un gesto che ovviamente la comunità francescana voleva fare, voleva portare al popolo ucraino. Nonostante la neve, mi verrebbe da dire, c'erano tanti fedeli oggi in chiesa. Sì, è stata una bella iniziativa, anzi ringrazio il Padre Guardiano e i francescani della Verna di aver fatto questa, di dare, far partire da questo monte questo messaggio di pace. Ecco, io credo che si debba arrivare e ritornare come prima, forse anche meglio di prima. Sicuramente questi giorni ci mettono in difficoltà, ci mettono in pensiero tutti. Mi auguro e ci auguriamo tutti che questa situazione finisca il prima possibile. Ecco, io credo, io faccio parte di quella generazione che non ha conosciuto la guerra, però sappiamo cos'è stata la guerra e quello che vediamo in questi giorni veramente è una cosa che ci atterrisce tutti.